Io ricordo le parole di Higuaín al termine di Juventus 4, Napoli 3, prima partita in casa dell'era Sarri, anche se in quella partita in panchina c'era Martuscello perché Sarri si era beccato quella polmonite durante la tournée asiatica. Poi è stato anche abbastanza ironico constatare che pochi mesi dopo sarebbe pure arrivato il Covid. Beh, Higuaín lì per lì disse: minchia, è stata come una montagna russa. È un po' la sensazione che ho avuto leggendo le indiscrezioni di Gianluca Di Marzio inerenti a Lukaku. Intrigo, lo chiama un vero e proprio intrigo tra Juventus e Inter per Lukaku. Ora, parto dal presupposto che queste cose siano vere. Magari sono vere, magari sono false. Io ve le riporto, le commentiamo insieme e cerchiamo di fare il punto della situazione. Lo avrete già letto comunque, però per chi ancora non è a conoscenza di questa cosa, che è uscita intorno alla mezzanotte di ieri, facciamo il punto della situazione. L'Inter sarebbe infastidita. L'Inter sarebbe infastidita perché Romelu Lukaku in questo momento non sta rispondendo né ai dirigenti dell'Inter né ai vecchi compagni di squadra, perché sappiamo bene che Inter e Chelsea stanno trattando, ma c'è distanza, c'è abbastanza distanza tra quella che è la domanda e quella che è l'offerta. Bene o male, il Chelsea per una quarantina di milioni di euro andrebbe a concludere positivamente la trattativa. L'Inter sta cercando di risparmiare qualcosina di più anche su questa cifra. Nel frattempo, a quanto sempre riportano, la Juventus, nella settimana appena trascorsa, quella che ci ha portato a questo 15 luglio, il primo giorno del weekend, la Juventus avrebbe presentato a Londra una vera e propria offerta per Romelu Lukaku, per cercare di pareggiare anche un po' quella che è la richiesta del Chelsea e quella che è l'offerta dell'Inter. Si parla di 40 milioni di euro da parte della Juve verso il Chelsea per Lukaku, con 2 milioni e mezzo, 3 milioni di bonus per arrivare a 40, quindi tipo 47 più 3, una roba del genere, 47 e mezzo e 2 e mezzo, per arrivare a 40, con Lukaku che avrebbe smesso di rispondere a Inter dirigenti e Inter compagni, perché avrebbe dato una forte apertura nei confronti della Juventus e avrebbe dato consenso al trasferimento alla Juventus. Ve l'avevo detto, è stata una montagna russa. Non c'è un altro modo per descrivere questa cosa qua. Questa è l'indiscrezione, questa è la notizia. Poi aggiunge Gianluca Di Marzio una cosa che mi torna, mi è logica: la Juventus questa offerta l'andrebbe a far valere se e solo se Dusan Vlahovic dovesse partire entro il 4 di agosto. Quindi bene o male sembra quella, no, la data limite per la partenza di Dusan Vlahovic. Juventus che magari a Dusan gli ha detto: guarda, se vuoi andare vai, non ti tratteniamo, a patto che l'offerta arrivi entro il 4. Poi io me lo ricordo quell'estate, qui si mormorava di Ronaldo, Ronaldo va via, Ronaldo resta, Ronaldo va via, Ronaldo resta. Si era dato quella famosa deadline che era intorno ai primi di agosto anche in quell'occasione. Poi era diventata Ferragosto, poi si è detto: vabbè dai, è rimasto, quindi figurati se va via. E l'ultimo giorno di mercato arriva l'offerta e va via. Perché poi il mercato è fatto anche così, no? Se poi aggiungiamo che in teoria quello arabo chiude 20 giorni dopo il nostro, e quindi magari è campionato iniziato, loro arrivano, ti fanno l'offerta, ti portano via il giocatore, beh, fa ancora più ridere come cosa. Però questa è un po' l'indiscrezione. Quindi, se Vlahovic dovesse partire, la Juventus avrebbe individuato in Lukaku il sostituto ideale di Vlahovic. Arriva l'offerta? 70-80 milioni, bene, 40 le reinvestiamo su Lukaku. Questo è quello che ci racconta Gianluca Di Marzio. È sicuramente una fonte attendibile, perché è un giornalista importante nell'ambito della cronaca italiana. Con l'Inter ha diversi rapporti, più che con l'Inter Marotta, e aveva diversi rapporti con Marotta anche quando era la Juventus. Non è ovviamente una frecciatina nei confronti dell'Inter, è un dato di fatto. Quindi voglio sperare che tutta questa situazione sia nata per cercare di mettere pressione a Lukaku e al Chelsea e far chiudere il prima possibile una trattativa che sembrava chiusa e in questo momento invece abbastanza in fase di stallo. Non credo che sia logico tutto questo da parte della Juventus. Non uso mezzi termini, mezzi giri. Non penso che sia logico. Il tesseramento di Lukaku al fronte di un investimento di 40 milioni di euro nel 2023 dopo una partenza di Vlahovic non avrebbe il minimo senso logico. Dal punto di vista tecnico, sicuramente Lukaku è un giocatore più idoneo a quella che è l'idea di calcio di Massimiliano Allegri di muro offensivo, perché Lukaku è un vero e proprio giocatore con una fisicità importante, anche se è molto sfruttato quando può partire in campo aperto in velocità, quando ha del campo davanti, cosa che la Juventus avrebbe davvero poco. Però
Però ragazzi, Lukaku in questo momento è un giocatore palesemente in uscita dal Chelsea. È un giocatore che loro hanno messo sul mercato al pari dei nostri Zaccaria, McKenny, Bonucci, Arthur, compagnia cantante. Quindi è un giocatore sul quale sicuramente non andrei a fare un investimento di 40 milioni di euro. Loro hanno un ammortamento più elevato? Mi dispiace. Anche noi abbiamo un ammortamento elevato su Arthur. È come dire che per cedere Arthur la Juventus dovrebbe chiedere 30 milioni di euro. Probabilmente Arthur non vale 30 milioni, così come oggi io non investirei 40 milioni di euro su Lukaku, nonostante la cessione di Vlahovic, nonostante tante cose. Aggiungo che l'anno scorso, quando non rinnova Paulo Dybala, arriva bene ai microfoni e dice: volevamo rinnovarlo, c'era già l'accordo, avevamo presentato l'offerta, poi ci siamo tirati indietro, non abbiamo confermata. Perché? Perché è cambiato qualcosa, al centro del nuovo progetto tecnico c'è Lucian Vlahovic e puntiamo su di lui. Quindi non rinnovi Dybala perché c'è Vlahovic, e dopo un anno da quelle dichiarazioni magari vendi Vlahovic e prendi Lukaku. Che cosa vi riporta tutto questo? Quindi Dybala, Vlahovic e alla fine Lukaku. Praticamente Dybala out e Lukaku in. Come il 2019, quando proprio Dybala fa saltare lo scambio tra Juventus e United per portare Lukaku alla Juve. È il 2023. Sono passati 4 anni e siamo ancora ancorati a quel giocatore per andare a sostituire quell'altro giocatore. Con in mezzo un acquisto da 80 milioni di euro che Vlahovic. Le ritengo cose veramente senza senso. Veramente senza senso. Quindi, ripeto, io mi auguro che non sia un pensiero concreto della dirigenza, ma che sia semplicemente il solito crocchio giornalistico di chi ha dei rapporti di un certo tipo per cercare di, perché l'abbiamo visto mille volte, un milione di volte. Vi dico anche che in queste ore si sta ragionando per il ritorno in Serie A di Alvaro Morata. Prima era il Milan, ora invece la Roma. Si sta cercando di sondare un po' la disponibilità di questo attaccante di vestire queste maglie. Chiedo scusa per gli abbai, però ovviamente Nala ha deciso che il video non si può fare. Ecco, non vorrei mai che adesso io mi si inserisse pure lì, perché a questo punto, nel caso, non mi sorprenderebbe nemmeno il ritorno ancora una volta, la terza volta, di Alvaro Morata alla Juventus. Vi sorprenderebbe? A me sinceramente no. Ennesimo giocatore sul mercato, ennesima occasione, ennesimo giocatore pronto, ennesimo giocatore che avrebbe piacere comunque di vestire ancora la maglia della Juve, ennesimo giocatore che avrebbe un ingaggio contenuto, disposto pure a ridurselo. Per io voglio molto bene Alvaro Morata, è probabilmente il giocatore a cui ho risultato di più per un gol con la maglia della Juve dal vivo, anzi senza probabilmente così, a Berlino, il gol dell'1-1 al Barcellona. Quando è tornato la Juve ha dato tutto quello che poteva, ha avuto un cuore incredibile, però anche qua cerchiamo di fare un passettino avanti oltre Alvaro Morata nel 2023 alla Juventus, perché poi diventano cose anche buffe e quasi ridicole. Poi vi dico, nella testa di Allegri probabilmente escono Vlahovic e Chiesa, entra Lukaku e Morata e ti ritrovi con Lukaku, Morata, Milik e Ken. È l'uomo più felice del mondo di avere un attacco di questo genere composto da questi giocatori, perché hai l'ariete Lukaku, due giocatori utili come Milik e Morata che giocano in funzione della squadra, e Moise Ken che potrebbe essere il vero e proprio backup di Lukaku, con caratteristiche completamente differenti, però per cercare di andare ad attaccare la profondità nel 3-5-2 o 3-5-1-1 che dir si voglia, o 5-3-1-1 che dir si voglia, quel reparto offensivo che vi ho appena illustrato, quindi Lukaku, Morata, Milik e Ken, io credo che Massimiliano Allegri oggi farebbe la firma ad avere un attacco del genere. Dal punto di vista della programmazione, dal punto di vista della futuribilità anche della Juventus, dal punto di vista del senso logico di queste operazioni, invece io faccio un passo indietro e dico: occhio, perché questa cosa non ha minimamente senso. Ci sono altri giocatori con quelle caratteristiche in giro per il mondo? Sì, probabilmente sì, si tratta di scovarli, scoprirli, essere anche più creativi, perché in un mercato quando hai meno soldi la differenza la fa le idee, e non andare a pagare 40 milioni per Lukaku al Chelsea che ce l'ha fuori rosa e dare un ingaggio a un giocatore di 30 anni da 8 milioni di euro all'anno. Tra l'altro Lukaku è un giocatore, ragazzi, che è un po' particolare, perché la sua proprio caratteristica fisica non gli permette di essere sempre così in forma. Sappiamo che deve lavorare più di quegli altri per cercare di entrare in forma. Quest'anno l'abbiamo visto far molta fatica e iniziare a fare un po' la differenza verso il finale della stagione, in un paio di mesi verso il finale della stagione. Se aggiungiamo che la Juventus dal punto di vista fisico o comunque della preparazione atletica degli atleti negli ultimi anni si è dimostrata carente, inserire anche all'interno dell'organico un giocatore pagato quelle cifre lì, con quell'ingaggio lì,
che ha queste difficoltà fisiche, che quindi non andrebbero a sposarsi perfettamente con quelli che sono i criteri di gestione degli atleti da parte della Juve, secondo me si tratterebbe di un disastro già scritto. Poi mi siedo sulla riva del fiume, aspetto che passi il cadavere e cerco di capire se ho ragione da questo punto di vista oppure no. Ripeto, secondo me non è nemmeno logico e non è nemmeno vero che la Juventus abbia fatto questa offerta di 40 milioni per Lukaku. Però voglio sapere anche un po' la vostra qui sotto nei commenti, perché io sono veramente scandalizzato. Ve l'ho detto all'inizio del video, ve lo ridico alla fine. Minchia, è stata una montagna russa. Confermate?